una realtà molto importante, appunto luogo di grande accoglienza. Ho visto per i corridoi di questa struttura tanti ragazzi, tanti bambini bisognosi di una cura particolare e tanti volontari che li aiutano nei compiti, li aiutano nell'apprendimento dell'italiano, che poi è l'ostacolo maggiore per il loro successo scolastico. È veramente un modello di accoglienza, di quell'accoglienza che dovrebbe essere fatta proprio per permettere a tutti di diventare appieno cittadini del nostro paese. Noi siamo venuti ad ascoltare e poi sicuramente possiamo iniziare a costruire un tavolo di dialogo, possiamo parlare con le istituzioni locali, perché una risorsa di questo tipo è davvero un grandissimo peccato che vada dispersa. Che è un punto d'eccellenza, noi ci teniamo molto, teniamo soprattutto molto, come diceva la vicepresidente, che ringraziamo, perché davvero non è cosa tutti i giorni avere una così tanta attenzione per un modello che vorremmo fosse replicato anche altrove, a prescindere dai modelli di gestione. Guardate, noi non vogliamo e non ci impicchiamo rispetto al chi fa che cosa, ma non vogliamo mollare questo servizio per la città, per i cittadini, perché se l'integrazione deve essere, l'integrazione parte da qui, parte da questi modelli. L'amministrazione comunale, io spero, sia davvero attenta a costruire con noi un percorso di continuità di questi servizi. Se le persone sono integrate, se parlano la nostra lingua, se si integrano anche con i nostri costumi, sono persone che sanno di essere in un paese che li ha accolti e del quale far parte. Se si sentono stranieri, lo saranno con gli atteggiamenti di chiusura anche nei nostri confronti. Hai già avviato un dialogo con la Giunta Ghinelli? Sì, io ho parlato con il sindaco oggi non c'è, è fuori Arezzo, ma io continuerò a parlare con lui.